Andrea, che piacere vederla. Ah, come stai, Paolo? Bene, lei è venuto per i lavori di Lavaldier? Sì, ma qui ho trovato parecchie novità. Ah, si accomodi, la prego. Grazie. Vuole bere qualcosa? Sì, un po' di quel tè freddo. Ah, certo. Adesso dove lavori? Ah, ho cominciato a commerciare in materiale per costruzioni. Ah, buona idea. Sapevi che la bambina di Elena è già nata? Così presto? Sì. È stato un parto prematuro. Elena sta abbastanza bene. Però la bambina non si sa ancora se riuscirà a salvarsi. Sono qui e ho deciso di restare finché non avrò scoperto la verità sulla scomparsa di Alessandro. Certo, capisco. Da quando il signor Massimo mi ha licenziato, ho smesso tutte le mie indagini. Del resto le mie scoperte non sembravano avere un nesso tra di loro. Già, ma vedi, è sorto qualcosa di nuovo. Davvero? E cosa? Il ragazzo che ha finto di essere stato investito da Marta ha detto ad Elena che l'uomo che li aveva ingaggiati è stato Massimo. Il signor Albeniz. Ma allora che voleva Rudy Argento? Secondo Gabriele, Max si era presentato a loro affermando di chiamarsi Rudy Argento. I sospetti del signor Alessandro erano fondati. Ma certo. E c'è ancora dell'altro. Stamattina qualcuno ha telefonato a casa della famiglia Lombardo. Voleva parlare con Elena, dicendo di avere una notizia importante, presentandosi appunto come Rudy Argento. Ma la voce non era quella di Massimo. E inoltre, quando Lorenza lo riferiva a Max, c'ero anch'io. E ti assicuro che era molto sorpreso, non fingeva. E allora? Allora o le accuse di Gabriele sono infondate, per qualche motivo che ignoriamo, oppure ci sono due Rudy Argento. Hai trovato la villa? A 10 chilometri da questo ambulatorio. Isolata? Sì. Che dice il dottore? Sta pulendo la ferita. Secondo lui è molto debole. Ha una brutta infezione in atto. Non sarebbe meglio portarlo in ospedale? Preferisco di no. Avrà bisogno di cure appropriate. Qui potrebbe morire. No, non succederà. Non voglio per ora far sapere che è vivo. Ma ora cosa pretendi? Tenermelo. Se gli ho salvato la vita non è per consegnarlo ad Elena. E io? Fra noi è stato piacevole. Ma prima o poi sarebbe dovuto finire. Però avrai la gratitudine dei Lombardo. Lo spero. Perlomeno come premio di consolazione ne uscirò con un piccolo utile. Puoi contarci. Hai convinto il dottore a non denunciare il fatto alla polizia?
Se non vado errato per le ferite da arma da fuoco. Sì, sì, è stato molto comprensivo. Gli ho detto che è mio fratello. E Robert Tornelle e Massimo Albenise volevano ucciderlo? E sono sicura che Elena era d'accordo con loro. Ma è assurdo, come puoi pensarlo? E perché no? Comunque noi lo daremo ad intendere ad Alessandro. Non c'è. Filippo dice che è uscito poco fa. Ah, santo cielo! Ma dove può essere andato? Non si sarà rivolto alla polizia? No, non credo che è così rimbambito. Senza contare che gli ho detto che prima di muoversi dovevamo parlare con il signor Daniele. Ah, mi creda, lei non immagina neanche quanto mi dispiace tutto questo. Però mio fratello è fatto così, è sempre stato un ragazzo ostinato. Non se la prenda, Marianna. E come faccio a non prendermela, dopo tutto ciò che ha raccontato a Ciccio? Ma sul serio, in casa lo sanno tutti come ha detto. Sì, ma se ne resteranno zitti per paura di uno scandalo, perché quella gente dà molta importanza a ciò che si dice. E poi non è esatto che mia figlia non sia la signora Lombardo. No, 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 lo è come. Malgrado non sia sposata con Alessandro. Sembra che, secondo la legge, passato un certo periodo di tempo, se nessuno dice niente, automaticamente il matrimonio diventa valido. Insomma, così stanno le cose. Ma se Massimo decide di accusarla, o per questa storia, oppure per un'altra, finiremo in prigione. Ma insieme a lui? Sì, questo è certo. Ma con la differenza che Massimo ha denaro e conoscenze. E nessuna prova che lo incrimini. Esiste solo la nostra parola contro quella sua. Già, però voi tre siete in tre, mentre il nostro amico è soltanto uno. Ah, Ciccio! Come se non sapesse che con il denaro si arriva dove si vuole. Adesso non vi affliggete pure voi, signor Daniele. Purtroppo voi penserete di me che sono un vigliacco. Beh, insomma, un povero uomo che non è capace neanche di difendere le sue stesse figlie. E nemmeno voi che siete i miei amici. No, no, signor Daniele, non dica così. Nessuno più di noi è in grado di capirla. Non siamo forse nella stessa situazione. Se diciamo la verità, finiamo in galera. Molto probabilmente seguiti dal signor Massimo. Ma siccome lui è carico di soldi e di amicizie, uscirebbe subito. Mentre quelli che marcirebbero in una cella saremmo noi e nulla cambierebbe. Vacca boia! È che quel porco non lo sopporto più. Signor Daniele, se mi fa piacere, provo a farlo fuori io stesso. No. E anche se dopo dovessi finire al fresco, perlomeno mi sarei levato questa soddisfazione. No, amico mio. No, 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 no. Nessuno ha il diritto di togliere la vita a un altro uomo. Ma se lui ha fatto fuori il padrone? A proposito, non sapete che un tale ha chiamato alla villa dicendo di essere argento? E non era mica il signor Massimo, Perché ha risposto Madame Lorenza e secondo Filippo, che si trovava presente e ha sentito tutto, quando l'hanno detto al signor Massimo c'è rimasto di sasso. E cosa voleva? Beh, parlare con sua figlia. Aveva una notizia molto importante da darle. Di nuovo Rudy Argento? Ma sì, deve essere stato quel mezzo capone di Dick. Avrà telefonato per conto di Massimo. Chissà che altro imbroglio preparano. Sì, forse. E se lui non c'entrasse? Non dovete dimenticare che a quanto Massimo ci ha detto, lui allora si era fatto passare per Rudy Argento, soltanto quella volta che vi ha dato i soldi. Ma quello soprannominato Gatto conosceva il signor Massimo? No, non mi risulta. L'ultima volta che l'ho visto mi ha detto di essere amico di Rudy Argento e che lavorava per lui. Oh, ma insomma, per chi? Per il signor Massimo? No, lui non mi ha mai parlato del signor Massimo, solo di Rudy Argento. Beh, però magari quello lavorava proprio per lui. Perché le due volte che la signora Elena doveva incontrarsi con Rudy Argento, quello che appariva era sempre il Gatto. Ah, questo lo so, ma... Marianna, tu devi dirmi dove cavolo abita il Gatto. No, Ciccio, ma per carità, se lo tolga dalla mente. Il Gatto è un assassino. E allora? Anche il signor Massimo lo è e ce l'abbiamo qui a due passi e ci viviamo persino insieme. Dobbiamo avere il coraggio di affrontare gli assassini. Piantiamola di tremare come dei conigli con la diarrea. Avanti.
Buonasera. Buonasera, Gabriele. Vieni. Come sta? Grazie, meglio. E tu? Come vanno le tue stanche ossa? Se non fosse per le stampelle sarei un leprottino zoppo. Un bel leprottino. Signora, mi vergogno molto che per colpa mia lei... No, non dire così. Al contrario, hai fatto bene a deciderti a parlarmi. Immagino che debba esserti costato parecchio. Massimo, come al solito, vi avrà minacciati. E sarebbe il meno, signora. Il fatto è che ci ha persino detto che se lo raccontavamo a qualcun altro avrebbe accusato lei. Di cosa? Di cosa vorrebbe accusarmi? Ecco, che lei non è sposata con il signor Alessandro. Sono sicuro che è una menzogna. No, Gabriele, è vero. Quando abitavo a Guadalajara, ho conosciuto un uomo che si è fatto passare per Alessandro Lombardo. Ho creduto d'amarlo e ci siamo sposati. Solo dopo ho scoperto che non era Alessandro, ma suo fratello Max. Fu allora che minacciò di incolpare me e la mia famiglia di essere complici del suo imbroglio. Che ha fatto suo marito? Voglio dire, il signor Alessandro. In seguito noi due ci siamo innamorati e così lui decise di non dire niente per proteggere me e per non addolorare Lorenza mandando in carcere suo figlio. Alessandro voleva molto bene Lorenza. Ma allora è vero? Sì. Però a me ormai non importa di finire in galera. Massimo Albeniz è un assassino. Avanti! Che ci fai tu qui? È venuto a trovarmi. Vattene via, Massimo. Se non te ne vai... Se non te ne vai, chiamo l'infermiera. Quali balle sei venuto a raccontarle? Io non racconto balle. Le ho detto ciò che lei sa benissimo. Adesso mi avete proprio sfinito. Ho cercato di essere gentile con te e con la tua famiglia, come anche con questo piccolo imbecille. Ti ho dato l'opportunità di avere tutto, ma poiché non lo apprezzi, resterai con un pugno di mosche in mano. Ha chiamato, signore? Sì, sì. Voglio che questo signore se ne vada. D'accordo. Andiamocene. No, Gabriele, resta. Mi lasci. Forza, muoviti. Che succede, signore? Non voglio che Gabriele lasci questa stanza. E cammina. Fermi. Deve restare qui. Ma signora, si calmi. Massimo, lascialo! Gabriele, non andartene! Vuoi sbrigarti a cattone? Faccia venire il dottor Samperi al 18, è urgente. Non permetta che lo porti via, lo fermi, signorina, sì. Lo fermi! Ma per carità! Non cacci le mani, ora mi lascio! Non fare scherzi o lo scandalo, signora, lo faccio scoppiare qui. Quello che me ne frega, s'accomodi pure. Che diavolo sta succedendo? Questo morto di fame cerca di convincere Elena che io sono Rudy Argento. Cosa aspetti a spedirlo in carcere insieme a sua sorella? Ora vattene a casa e aspettami lì. Gabriele! Dottore, venga, per favore. La signora Lombardo è molto agitata. Prepara un calmante. Provvedo subito. Aiuto, fermateli! Quell'imbecille non deve tornare a casa. Portalo da te. Dottore! Dottore, mi aiuti! Dottore! Ora smettila, Elena! È la verità, dottore, è la verità! È stato lui a pagare Marianne e Gabriele dicendo che si chiamava Rudy Argento. Calmati, ragazza mia. Non puoi credere a un paio di delinquenti come quelli. Il vero delinquente è solo Massimo. Non insistere. Ha ucciso Alessandro. Sta calma, Elena. Deve credermi, dottore. Devi dominarti. Anche supponendo che così fosse. No, non signorina. Puoi alterarti in questo modo. Sei debole, ti fa male. Cosa mi fate? Perché si rifiuta di credermi, dottore? Non sto mettendo in dubbio le tue parole. E quei due teppisti che non mi fido per niente. Rilassati. Adesso ti sentirai molto meglio. Resti con lei finché non si sarà addormentata. E sono severamente proibite tutte le visite. Chiunque vorrà vedere la signora, prima dovrà venire da me. Sì, dottore.
Devi denunciare quei due impostori senza pietà e subito. Ma per quale motivo sostengono che li hai pagati tu? Per quale ragione? Non lo so, non lo so. Francamente non ho mai capito perché Alessandro, appena li ha scoperti, non li ha fatti arrestare. Caro Oscar, il padre di Elena conosceva la sorella e Alessandro ha avuto paura che se li denunciava avrebbero detto delle cose sconvenienti sul suocero. Non abbiamo mai saputo che tipo di relazione ci fosse fra di loro. Alessandro, in tutta questa situazione, si è dimostrato molto debole. E non escluderei che questa sua debolezza l'abbia rovinato. Può essere. Dove è andato quel ragazzo? L'ho mandato a casa. Voglio fare un confronto con sua sorella. Bene, se mi aspetti 5 minuti, vengo con te. Tua madre è al corrente di ciò che dice quel ragazzo? No. Purtroppo temo che stiano cercando di allontanarmi dalla direzione. Chi mira a questo? Credo di saperlo, è il padre di Elena. Perché? Perché è molto amico di Gabriele e di sua sorella e non ha mai accettato che sia io ad amministrare il patrimonio. Forse avrebbe voluto farlo lui. Oh, sarebbe una cosa assurda. Dal nostro punto di vista, sì. Ma il signor Serpieri può pensarlo in un altro modo. Dietro quell'aspetto timido e senza carattere si nasconde un truffatore. A Guadalajara comprava oggetti rubati per rivenderli nel negozio di un suo amico intimo. E allora tu pensi che Serpieri sia il fautore delle calunnie di quel ragazzo? Ed è per questo che Gabriele dice che io mi sarei fatto passare per Rudy Argento. E poi anche perché stamattina un tale ha chiamato a casa, ha parlato con mia madre e le ha detto di essere Rudy Argento. Amico, vieni con me. Che cosa vuoi? Seguimi, sali in macchina. Ma perché? Non fare scherzi. Non spingere, che cosa vuoi? Cammina. Ora sei contenta, spero. Conti di fermarti qui? Certo. Vuoi restare anche tu, no? Sì, ormai è tardi. Non mi va di tornare da Acapulco, è piuttosto lontana. E così quel tale, prima di cercare te, ha chiamato Elena Lombardo? Sì, ma poi ci ha ripensato, per mia fortuna. Quando pensi di consegnargli l'altro milione? Mai. Perché? E se poi quello ritelefona ad Elena per dirle che suo marito è vivo, sono sicuro che lei lo pagherebbe molto più di te. Lo so benissimo e non escludo che lo faccia. Per questo non tornerò ad Acapulco finché non si rimetterà. Ad ogni modo, quell'uomo darà ad Elena le stesse indicazioni che ha fornito a me. E quando lei arriverà alla capanna, non ci troverà nessuno. E tua sorella non si sorprenderà che sei scomparsa senza una parola? Tra qualche giorno quest'uomo si rimetterà in forze e ti potrà rinfacciare di non averlo portato dai suoi. E gli farò il lavaggio del cervello finché non sarà convinto di ciò che voglio io. Non ti scandalizzare, difendo solo quanto è mio. E lui è tuo? Sì. Se non fosse stato per me, sarebbe morto. Alessandro mi deve la vita. Alessandro, amore mio. Alessandro. Elena. No, sono Maura. Maura, amore mio. Maura. Guai a te se fiati. Marta, come mai qui? Volevo vederti. Accomodati. Non serve. Tu e Massimo avete ucciso Alessandro. E me lo dici così, come se niente fosse. L'hai ammazzato tu.
Per questo Massimo ti ha dato 250 milioni. Chi te l'ha detto, l'uccellino? È la verità. Rudy Argento non esiste, ma l'ha inventato Max. È stato lui a pagare perché mi accusasse di averlo investito. Ho ripensato molto attentamente a ciò che è accaduto quella notte. Tu hai insistito troppo per farmi guidare. E quando hai investito quell'uomo, tu mi hai detto che era morto. Però il giorno dopo non si è trovato il corpo. Nessuno ha visto l'ombra di un cadavere. Il che significa che il morto se n'è andato camminando sulle sue gambe. Poi Max ha cominciato a ricattare mia sorella. E quando si è accorto che non funzionava, allora ha cercato qualcuno che potesse fingere l'investimento. Mi ha mandato in galera pur di riuscire a vendicarsi. Smettila di dire assurdità. È inutile che neghi. Potrei giurare che è andata così. Tu hai chiamato Alessandro dicendo di essere Rudy Argento. Gli hai dato un appuntamento e l'hai portato forse in alto mare per ammazzarlo. Io sono estraneo a questo. La tua risposta è una missione. La sera in cui Alessandro è scomparso mi hai detto che saresti diventato molto ricco, un affare che ti avrebbe fruttato 250 milioni. Ma quei soldi li hai avuti qualche mese più tardi. E cioè il giorno dopo in cui ti ho sentito parlottare con Max nello studio. Ti ho già detto che gli ho chiesto un impiego. Ah, volevi lavorare come tirapiedi avendo già 250 milioni in banca? Basta così, perché questa scenata? Perché sei un assassino, al pari di Massimo. E tu invece ti consideri migliore di me? Quando ti sei presa i gioielli, non mi pare che ti importasse dei soldi con cui li ho comprati. E quando hai scoperto che tua sorella non si era sposata con Alessandro Lombardo, ma con il signor Massimo, sei stata tu la prima a volere che si continuasse l'imbroglio. Ah, vedo che sai tutto. Per caso sei stato sempre tu quello che ha preso gli accordi con il padrone dell'appartamento di Guadalajara? Se Paolo avesse mostrato una tua fotografia invece di una di Max, dici che quel signore avrebbe dichiarato di non averti mai visto? E perché sei venuta qui a rivelarmi i tuoi sospetti? Perché non sei andata direttamente alla polizia se sei così sicura? Adesso te lo spiego. Voglio che tu mi procuri una prova, una, che è stato Massimo quello che si è sposato con Elena dicendo di essere Alessandro. Se accetti, giuro, non farò mai il tuo nome. Lo giuro. E ti avvertirò per tempo, così tu potrai fuggire all'estero. Vorresti denunciare il signor Massimo? Non dimenticare che se lo fai anche voi finirete in carcere. Mi serve una prova per difendermi in caso di necessità. Io non accuserò Max, ma forse mia sorella vorrà farlo. Mi conviene avere un'arma in mano per evitare che Massimo abbia la possibilità di ribaltare la situazione contro di noi. Hai tempo 3 giorni. 3 giorni, Ben. Sì, sì, ho capito. Sotto questo aspetto la situazione è molto delicata. Sì, certo. Ora capisco perché il signor Alessandro mi ordinò di fare tutte quelle indagini a Guadalajara. Ma non avrei mai immaginato che si trattasse di una cosa del genere. Può anche essere vero, da quello che ho scoperto io sul signor Massimo. Elena sostiene di sì, ed è molto probabile. Credimi, se non ci andasse di mezzo Elena, io racconterei tutta la polizia. Così, grazie a loro, potremmo scoprire se Max è Rudy Argento oppure non lo è. Quindi preferisco la prudenza. Per forza, perché bisognerebbe dire tutto. E poi che sia stato il signor Massimo colui che si è fatto passare per Alessandro Lombardo è da dimostrare. Tanto il padrone dell'appartamento quanto la portiera non l'hanno riconosciuto quando ho mostrato loro la foto di Massimo. L'unica persona che potrebbe identificarlo è il giudice che li ha sposati. Ma a quanto pare è scomparso. Per ordine del signor Alessandro, io avevo assunto un investigatore. Però poi, quando il signor Massimo ha preso le redini di tutto, ho sospeso subito l'indagine. Paolo, andiamo a parlare con Daniele Serpieri. Sì, certo. Vieni. Se soltanto potessimo avere una prova. Sì, certo, sarebbe l'ideale, ma come vedi, fino ad ora non ne abbiamo trovate, perciò...
Buonasera, vorrei parlare con il signor Massimo, per favore. Mi scusi, ma è urgente. A casa della madre? Mi potrebbe dare il numero, per cortesia? Sì, è molto importante. Sono la signorina Carmela. Ah? Molte grazie. Chissà perché non avrà richiamato quell'uomo. Forse era un altro gangster che voleva approfittare della situazione, madame. Vuole rispondere lei, madame? No, no, James. Se dovesse essere quel Rudy Argento, cerchi di farlo parlare. Yes, madame. Hello? Buonasera, c'è il signor Albeniz. Chi lo desidera? Sono un'amica. I beg your pardon, ma se non mi dice il suo nome, presumo che non avrà l'informazione. Mi chiamo Carmela. Mister Massimo è fuori, vuole lasciargli un messaggio? Gli dica solo che ho chiamato, però soltanto a lui, per favore. Come vuole, miss. Good evening. Chi era? Tua voce di donna desiderava parlare con Mister Massimo. Carla? No, no, Carmela, che mi ha imposto di dire solo a lui che ha chiamato. Eccolo. Rudy Argento non ha più telefonato, caro. Come se va, Oscar? Bien, e tu? Felice di vederti. Come sta Elena? E la piccola? La bambina sta migliorando costantemente. Ma Elena... Che cos'ha? Bisogna dirglielo, no? Chissà che ha inventato quell'imbecille di Gabriele. Ma adesso Elena crede che sono io Rudy Argento. Come? Già, dice che mi sono fatto passare per Rudy Argento. E accusa me di tutto. Ma deve essere impazzita. E perché mai quel ragazzo le avrà detto così? Lo ignoro. Max ritiene che farebbe parte di un complotto ai suoi danni. Perché dovrebbero volergli male? Dobbiamo scoprirlo. E per questo vogliamo parlare con quel ragazzo. James, chiamalo per cortesia. Yes, doctor. Ma come ha fatto Elena a poterlo credere? Non l'avete avvertita che Rudy Argento ha chiamato oggi e che ho risposto io? I consiglieri di Madame vogliono parlare con suo fratello. Non è ancora tornato. Tornato? E dove è andato? Io non lo so, è uscito nel pomeriggio. Per una commissione? No. Allora presumo sia uscito senza permesso. Ripeto che non lo so. Tutto di tuo. Vorrebbe denunciarla alla polizia. Ma caro, tu che hai da dire? Cosa vuoi che aggiunga, mamma? Sono stufo, è sfinito. Tutte queste calunnie sono solo invenzioni. Ti sei preoccupato di parlare con Elena, ti sarai pur spiegato. Sì, sì, ci ho provato, ma ogni volta che mi vede diventa isterica. E non si rende conto, quella stupida, che se dicesse qualcosa alla polizia, l'unica a rimetterci sarebbe lei. Perché allora mi vedrei costretto a dichiarare che non si è mai sposata con Alessandro. Insomma, che aspettiamo? Dov'è quell'idiota? Viene o no? No, non c'è purtroppo. La sorella l'ha visto uscire, ma presumo non sia tornato. Ma appena arriverà vi avvertirò immediatamente. Sì, però dubito che lo rivedremo. Scusa, perché? Perché ha mentito, mamma. Ha capito di essere stato scoperto e si è spaventato. Non mi stupirei che scomparisse per sempre. Speriamo proprio di no, ma ad ogni modo noi dobbiamo fare di tutto per evitare la denuncia. E quel Rudy Argento che non ha ancora richiamato. La signorina Carla avrà mentito. Io non ho mai fatto il nome di quell'uomo in sua presenza, perché
perché in realtà non l'avevo mai sentito nominare, e nemmeno le mie figlie. Lei è amico di Gabriele e sua sorella, non è vero? Sì, sono delle bravissime persone, sono affezionato a loro. Lei è a conoscenza del fatto che Gabriele dice che ad assumerlo fu Argento e sostiene che a farsi passare per Rudy Argento è stato Massimo in persona? Sì, me l'ha detto mia figlia. Che cosa ne pensa? Beh, ecco, non so proprio cosa aggiungere. E adesso dov'è? Dove la nascosto? In un luogo sicuro. Non gli è ancora successo nulla. Ma se ti ostini a confermare la sua versione, non lo vedrai più in vita tua. Guardi che se fa del male a mio fratello... No, bella, non minacciare. Non ti rendi conto che siete una massa di imbecilli? E non devi neanche raccontare in giro che tuo fratello è nascosto. Neanche a Ciccio, al vecchio rimbambito. E ora muoviti, mia madre. Ti sta aspettando. Senta. Probabilmente non c'è giustizia a questo mondo. Però nell'altro sì, e se ne pentirà amaramente. Lei marcirà all'inferno e io glielo auguro di tutto cuore. Andala con le tue cretinate. Andiamo, cammina. Forza, forza. Thank you, James. Sì, va meglio. Thank you. James dice che Rudy Argento non ha ritelefonato. Sarà stato Dick Tracy. Max avrà chiesto a lui di telefonare per confonderci. Non so, però comunque sia, intendi dirlo alla polizia? Sicuro, è orribile dover continuare a tacere sempre e solo per paura. Sì, ma se tu parli, sei consapevole di ciò che succederà a noi tre. Abbiamo commesso un reato. Ci siamo prestati a un imbroglio molto sporco. Inoltre, non dimenticare che Max sa che nostro padre aveva dei traffici a Guadalajara. Lo può accusare di aver comprato degli oggetti rubati. Sì, Marta, lo so, ma esistono delle prepotenze che non si possono tollerare. Non riesco più a sopportare questa situazione. Penso a tutti voi, a te, a papà, a mia figlia. Però, nonostante tutto, io voglio farlo. E cosa otterresti accusandolo? Ad Alessandro questo non restituirebbe la vita. Se finissimo in carcere, che ne sarebbe della bambina? Ti illudi che dopo uno scandalo simile Madame Lorenza vorrebbe ancora occuparsi di lei? O pensi di poterla portare con te? Chissà, forse ci terranno dentro qualche mese soltanto, perché in fin dei conti abbiamo l'attenuante che Max continuava a minacciarci. E se intanto lui costruisse delle prove a nostro carico? Testimoni falsi? Può sempre comprarli. O anche corrompere il giudice. Insomma, lo sai benissimo che con i soldi ci si può permettere di tutto. Che vergogna. Perché siamo così vigliacchi e non valiamo niente? Se solo questo non fosse mai successo. No. Non ho idea del perché Gabriele l'abbia detto. Confermi che mi hai visto per la prima volta solo quando sei arrivata in questa casa? Sì, signore. Ma allora, scusa, perché tuo fratello ha raccontato questa orribile menzogna a Elena? Ma ti rendi conto del dispiacere enorme che ci hai dato? Sì, madame. Oh. Puoi andare ora. Quando arriva Gabriele, avvertici. Con permesso. Se Rudy Argento avesse richiamato, sapremmo qualcosa di Alessandro. Lo speravo, infatti non sono uscita di casa. James e io abbiamo passato la giornata allarmandoci ad ogni squillo. Ah, piuttosto ti ha chiamato la signorina Carmela. Sembra che avesse molta urgenza di parlarti. Non conosco nessuno con questo nome.
Mi riconosci, Alessandro? Sono Maura. Maura. Dove mi trovo? Ho preso in affitto una casa. Ti ho trovato in una capanna e eri stato ferito ad una spalla. Ma il dottore ti ha curato. E dov'è il gatto? Il gatto? Perché era con te? Alessandro, sono accadute delle cose orribili. Ma forse non sai che Elena si era messa d'accordo con Robert e Max. Ma no, Paolo e il signor Andrea. Sono convinti che sia tu il colpevole di tutto. Ad ogni modo, non avresti dovuto chiamare qui. E se tuo fratello te lo chiede, digli che tu e io non ci siamo mai visti. D'accordo, solo che... Eccolo, è appena tornato. Ti saluto. Sgualdrina. Hai cenato fuori? Tu che rapporti hai con Massimo Albeniz? Nessuno, non lo conosco nemmeno. Non mentire. Te lo giuro, non l'ho mai visto. L'hai visto e come? Una volta è stato qui e tu gli hai aperto la porta. Lui sa benissimo che ti chiami Carmela. Quindi non stai dicendo la verità. Perciò comincia a parlare prima che perda la pazienza. Ma io non ho nulla da dirti. L'ho visto una volta soltanto. Tu parlerai e subito! Corazón.